Maestro Locascio, quanto è importante organizzare questo genere di manifestazioni al giorno d'oggi? È un modo per contrastare gli effetti deleteri di certa televisione e di certa stampa che veicolano messaggi veramente diseducativi, brutti, qualche volta anche osceni. I giovani hanno ancora voglia, a suo avviso, di avvicinarsi alla cultura musicale libera da contaminazioni, come diceva lei? Questa rassegna è la dimostrazione pratica. Abbiamo ascoltato giovani e addirittura giovanissimi, ieri sera ho ascoltato una cantante di Marsala che aveva 17 anni e che poi ha vinto la semifinale, e questa è la dimostrazione che manifestazioni di questo tipo attirano incredibilmente, diciamo che pochi ce lo aspettavamo, tante giovani intelligenze e sensibilità artistiche, per cui non lo so, io direi che minaccia a bel tempo. Come si fa a rintracciare il talento giusto e ad indirizzarlo nel modo migliore? È solo il fiuto che viene dal mestiere, dall'esperienza, non c'è una regola, non lo trova sui libri, è una cosa così di pelle, sentiamo poche battute, diciamo questo è dei nostri. Grazie.